Ivrea. Si appropriavano di mezzi d'opera noleggiati, dopo averne simulato il furto, per esportarli illecitamente all'estero, in Marocco, Tunisia, Egitto. Sono i membri di un'organizzazione criminale disarticolata dai carabinieri di Ivrea, che hanno arrestato un imprenditore italiano di 55 anni, residente ad Asti, ed un autotrasportatore marocchino di 47. Denunciate altre 22 persone, marocchine ed italiane di età compresa tra i 35 e i 40 anni. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Alessandria, ha riguardato gran parte del nord Italia. Gli indagati sono tutti accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di mezzi d'opera, simulazione di reato, truffa, calunnia, furto, danneggiamento, detenzione abusiva di armi clandestine. Gli inquirenti hanno anche calcolato il danno alle varie ditte di noleggio e alle compagnie assicurative per circa 300.000 euro. L'attività d'indagine è iniziata nel 2013 condotta dal Comando dei Carabinieri di Strambino.